Buonasera signore e signori, ospite Davide Cassani. Buonasera Davide. Buonasera Andrea, buonasera a tutti dal Giro d'Italia, la presenti tu? Sì, l'hanno già vista, intravista, Virginia Gianmaria, che ciao, è la Andrea, rappresentante, la coordinatrice delle Miss, giusto? Giusto, giusto, ciao Andrea, ciao Davide. E quindi, siccome sono le seconde più fotografate dopo i corridori, abbiamo pensato di farvi vedere cosa accade dietro le quinte di un podio quando ci sono le premiazioni. Ecco qua le immagini, Virginia. Allora, com'è la vostra giornata? Beh, inizia ovviamente con le ombrelline, che sono le ragazze che poi tengono gli ombrelli ai ciclisti, che sia che ci sia il sole. Si chiama proprio così, ombrelline. Ombrelline, ombrelline del Giro d'Italia. So, si vede Valeria che porta la coppa, che poi si va a cambiare, che si mette appunto l'ombrellino rosso, per Valeria l'ombrellino rosso. Quindi loro hanno la sfilata della coppa e poi si cambiano e si preparano per fare la sfilata in mezzo al pubblico, in mezzo alla gente e posizionarsi all'incolonnamento. Ecco qua, che indicazioni date le ragazze e quante sono in tutto le miss a questo giro? Allora sono le miss delle premiazioni e sono in 6 e qua probabilmente gli stavo spiegando di tirare su la maglietta al corridore o tirargliela giù in modo che insomma una volta sul palco si vedesse bene la maglietta. Poi non mi ricordo, ci sono ogni giorno, magari ci sono alcune accorgimenti da suggerirgli e appunto avendolo fatto magari 2 anni ed essendo novizie del Giro d'Italia, essere lì per qualsiasi domanda o suggerimento o consiglio sul palco, dato che poi loro sono le nostre braccia sul palco. Ecco, le miss vengono scelte prima del giro, giusto? Come vengono scelte? Lo sponsor della maglia oppure ci sono particolari concorsi? Ci sono 2 procedure diverse. Le miss della maglia rosa in questo caso sono state scelte tramite un concorso indetto da Balocco, un concorso online che poi ha eletto 10 finaliste che hanno avuto insomma la possibilità di sfilare davanti a una giuria selezionata da Balocco e insomma le loro 2 sono le vincitrici, mentre le altre 4 sono le ragazze che poi si alternano sulle restanti premiazioni, che sono scelte appunto dalla responsabile insomma, dell'organizzazione, che si fa una selezione. Tu hai fatto la miss prima di diventare coordinatrice, c'è emozione quando si sale sul palco con tutta la gente sotto? Sì, assolutamente, le prime volte sei, sali sul palco e rimani senza fiato, dici oddio quanta gente, perché dietro le quinte non si vede niente, quindi sali sul palco e l'impatto tutto d'un colpo della gente che ti acclama e urla è assolutamente emozionante, poi pian piano si prende il ritmo. Ecco, ad esempio Vincenzo Nibali ormai le conosce bene quelle miss lì, perché ormai è da parecchi giorni, no? Infatti le miss, ormai Vincenzo è bravissimo, anche se esattamente come funziona il cerimoniale, infatti le miss sono contentissime perché lui è bravissimo e le conosce ormai appunto dopo un bel po' di giorni che è in maglia rosa, le conosce più che bene. E adesso noi invece, il nostro cerimoniale prevede che all'inizio della trasmissione ci sia la colazione di qualche squadra e oggi che colazione, a chi assistiamo? Penso che riusciamo a far vedere la colazione dell'Androni Venezuela. E allora andiamo a vederla.